Dante, sommo poeta, Beatrice Masini, parte seconda. In un mondo in cui non esistono le scuole come le conosciamo noi, a studiare sono solo le persone privilegiate molto fortunate. Di solito lo sanno di essere fortunate ed è per questo che non fanno niente per evitare i compiti e le lezioni, ma anzi sono avide di scoprire tutto quello che possono e si gettano negli studi quasi con disperazione, volendo sapere tutto. In un mondo in cui non esiste la stampa, passeranno ancora 2 secoli prima di vedere un libro stampato e sarà la Bibbia, i libri sono rari e preziosi e maneggiarli è un privilegio. I libri portano la sapienza del mondo passato, sono stati ricopiati pazientemente dai monaci delle abbazie, sono merce preziosa, anzi tesori. Chi li possiede o li può consultare è conscio di avere tra le mani qualcosa di prodigioso. Il ragazzino Dante tutte queste cose le sa e cerca di mettere a frutto più che può il suo tempo di studio. Quando si è molto giovani si hanno tutte le occasioni del mondo e usarle bene è così importante. Impara la filosofia, legge i poeti latini, ama più di tutti Virgilio, l'autore dell'Eneide, la storia della fuga di Enea da Troia distrutta e della fondazione di Roma. Lo considera il suo maestro e la sua guida e approfondisce la conoscenza dei poeti provenzali, quelli del sud della Francia, che hanno raccontato l'amore con rime eleganti e musicali, di cui non si capisce sempre bene il senso. Del resto, perché si dovrebbe, se l'amore è un mistero e un enigma? Ha un maestro, Brunetto Latini, uno degli uomini più colti dell'epoca, uno dei più presenti nella vita politica cittadina. Gli è molto affezionato, gli vuole bene e, guidato da lui, impara la filosofia e la poesia, studiando instancabilmente. È l'allievo che tutti i maestri vorrebbero avere, intelligente, concentrato, pieno di forza e di volontà. Quanto a Beatrice, la incontra di nuovo 9 anni dopo, ancora per la strada, incantevole, vestita di umiltà, semplice, purissima, il suo angelo. Lui non va verso di lei, non le parla, o almeno, se lo fa, non ce lo racconta, non adesso, non subito. Si accontenta di guardarla passare, di accogliere e ricambiare il suo saluto, forse, se non si è immaginato tutto, e di dedicare a lei i suoi versi, che sono nuovi rispetto a quelli dei suoi modelli e delle sue letture, perché scelgono la strada di una semplicità e di una dolcezza nuove, mettendo da parte certe complicazioni un po' troppo oscure della poesia che è venuta prima. Ha 18 anni ormai, presto andrà sposa, non a lui, è promessa, lo sanno tutti, così si usa. Dante non è disperato, no, così si usa. La incrocia per la strada, come l'altra volta, tanti anni fa. È più bella? No, è cambiata? Sì, eppure lui se la ricordava proprio così. Guarda in basso, non sta bene che le fanciulle fissino negli occhi i passanti. Ha 2 amiche con lei, la scortano come soldati. Forse la difendono, ma mentre Dante si fa avanti, lei alza lo sguardo a sorpresa. Non avrebbe dovuto, eppure lo fa. Non ha alcun bisogno di farsi difendere dalle amiche soldato. In quello sguardo porta tutto, la fierezza, l'eleganza, la lontananza. Dante la guarda passare accanto a sé. Non le dice nulla. Si volta e segue con gli occhi il velo che danza appena all'aria della sera. 2 incontri, 2 incroci. È quello che ha di lei e se lo farà bastare. Beatrice non farà mai parte della sua vita. Molto presto se ne andrà per sempre. Sposa un altro e muore a poco più di 20 anni. Forse di parto, come succede spesso all'epoca, forse lasciando un neonato che crescerà senza la mamma. Lei è rimasta sempre nel cuore di Dante, gli ha scritto qualcosa dentro, è diventata la sua ispirazione. È solo dopo la morte di Beatrice che Dante prende la decisione di fare una scelta delle poesie che ha scritto finora, di raccogliere le più importanti e di riordinarle in un'opera vera e propria. Ciascuna poesia è introdotta da un commento che spiega come e perché è stata scritta, a partire da quale occasione, ed è seguita da un altro commento, una grossa novità. I poeti venuti prima si limitavano a mettere insieme i loro versi senza dare conto delle ragioni che li avevano spinti a scrivere.
Invece Dante lega queste poesie l'una all'altra, le rende parte di un cammino pensato, espressione del suo viaggio d'amore. Questo viaggio, quest'opera, si intitola Vita Nuova. Non è solo un bel titolo, è anche il senso del suo andare. Da quando ti ho incontrata, Beatrice, la mia vita è cambiata. Io avevo 9 anni, tu anche, ed eri una bambina incantevole, vestita di rosso. Mi hai fissato, hai sorriso appena e sei andata via. Ho tremato guardandoti. Ho capito subito che non avrei provato per nessun'altra quello che ho provato per te. Ti ho pensato sempre, ho studiato tanto, ho imparato a scriverti poesie. E poi ti ho incontrato di nuovo. Erano passati 9 anni. Tu eri sempre la stessa. No, eri cresciuta, certo, ma per me eri la stessa. Mi salutavi con un cenno, uno sguardo, e tanto mi bastava. Vivevo per quel cenno, per quello sguardo. Ho continuato a scrivere di te. Eri la mia felicità, ma non potevo permettere che gli altri sapessero chi eri. Così ho fatto finta di amare altre fanciulle. Ho dedicato le mie poesie a loro. Sono state il mio schermo, il paravento dietro cui ti nascondevo perché nessuno sapesse, perché nessuno provasse invidia e parlasse male di te, di noi. Ho sbagliato, perché la gente ha cominciato a parlare lo stesso. Diceva di Dante che era innamorato di questa e quella. Parlava sbagliato di me. E tu ti sei arrabbiata e non mi hai salutato più. Basta cenni, basta sguardi, basta. Mi sono disperato. Ho scritto del mio dolore e mi sono reso conto che ero ridicolo, goffo, banale. Lo strazio d'amore degli altri è sempre ridicolo e non mi avresti mai perdonato così. E piano piano ho capito che dovevo prendere un'altra strada. Non avrei più scritto del mio strazio, ma solo di te, della tua gentilezza profonda. Poi ho fatto un sogno. Era un incubo, veramente. Ero malato, avevo la febbre e ho pensato che tutto sarebbe svanito con la guarigione. E invece no. La febbre è passata e il sogno si è avverato. Sei morta, non c'eri più. Eppure sei tornata a me in una visione. Com'eri, come sei, come sarai sempre. Tutti i miei pensieri si sono rivolti a te e ho capito che c'era un posto dove ti avrei ritrovato ogni volta che avessi avuto il coraggio e la forza di guardare. Per avere coraggio e forza da te. La vetta del cielo, dove abitano i beati. So che sei là, che mi aspetti. E non dico altro, non scrivo altro, non finché non avrò trovato un modo diverso per parlare di te. Un modo diverso per dire di te quello che non è mai stato detto di nessuna. Questa è la mia storia, ma è la storia di tutti, di chiunque abbia amato, sbagliato, perso l'amata e l'abbia poi ritrovata dove non si aspettava, oltre le cose terrene, in cielo, dove il tempo non finisce mai. Perché tu sei Beatrice con la maiuscola, ma anche con la minuscola, semplicemente colei che rende beati. E io sono beato perché ho conosciuto te. E lei è Beatrice che Dante ritroverà al termine del suo viaggio fantastico nel mondo dell'aldilà, quando ormai uomo fatto deciderà di intraprenderlo nell'unico modo che è possibile ai vivi, nella sua mente, e scrivendolo. Ma per quel viaggio è ancora presto. Intanto, qui sulla terra, Dante Alighieri, giovane, colto ed istruito, di mente veloce e parola accesa, che cosa vuol fare da grande? Il poeta, probabilmente, ma anche il politico. Essere impegnati nel governo della propria città è una cosa importante e Dante vuole farla fin da subito. Essendo di famiglia nobile, Dante, in teoria, non potrebbe avere un incarico ufficiale nel governo della città, ma questo è consentito anche ai nobili, purché siano iscritti ad una corporazione, ossia ad un'associazione di lavoratori. Dante, così, entra a far parte dell'arte dei medici speziali, pur non essendo dottore né farmacista, ma al tempo la filosofia e le scienze sono molto, molto vicine e dunque è normale che un filosofo ne sappia anche di medicina. Si è sposato con Gemma Donati, hanno 4 figli. Nel 1300, a 35 anni, diventa priore. I priori sono i magistrati più importanti della città. Priore è una parola che deviene dal latino prior, che vuol dire colui che sta prima. Restano in carica circa 2 mesi e prendono decisioni fondamentali.
Firenze in questo periodo è un posto piuttosto agitato. Da una parte il Papa Bonifacio VIII vorrebbe estendere il suo controllo sulla Toscana, dall'altra continua la lotta tra Guelfi e Ghibellini. I Guelfi stanno dalla parte del Papa. I Ghibellini lascerebbero mano libera all'imperatore di Germania e al suo dominio. Ma i Guelfi sono a loro volta divisi in due correnti litigiose. I bianchi difendono comunque l'autonomia di Firenze, mentre i neri favoriscono decisamente il Papa. Dante ha deciso di schierarsi dalla parte dei Guelfi bianchi, ma nel 1301 sono i neri a dominare Firenze e Dante, che non è in città, perché è andato a Roma in missione come ambasciatore, si ritrova dalla parte sbagliata. Si trova a Siena, di ritorno da Roma, dove è andato proprio a parlare col Papa, quando scopre di essere stato ingiustamente accusato di baratteria, cioè corruzione, e condannato a stare lontano da Firenze per 2 anni. E siccome non torna per difendersi, correrebbe il rischio di finire ucciso, viene ritenuto colpevole e condannato a rogo. Se tornerà in città, morirà bruciato in piazza. Dante non ha scelta. Il solo modo per sopravvivere è restare in esilio, ossia non tornare più a casa, mai più. Comincia così la seconda parte della sua vita ed è molto diversa da come se l'era immaginata. Se pensava di lavorare per la sua città, di lottare con passione e con forza per evitare che finisse controllata dal Papa, se pensava intanto di continuare a studiare e a scrivere vivendo al riparo del suo studio una vita altrettanto intensa ma segreto, è chiaro che si sbagliava. La sua città non lo vuole, è minacciosa, nemica. Se lo riprendesse sarebbe soltanto per metterlo a morte, e così Dante non può fare altro che restarne lontano e vagare da un luogo all'altro, spostandosi dai signori che avranno del lavoro da offrirgli. Può fare il segretario, l'ambasciatore, perché sa tante cose, è colto, arguto, può essere un gentiluomo di corte, ma non era quello che voleva. Deve accontentarsi di vivere ai margini di mondi a cui non appartiene del tutto, di mettere le sue capacità al servizio di chi capita e non della città in cui è nato, che l'ha visto piccolo e che ora lo respinge. Non ci tornerà più a Firenze, vivrà come un vagabondo di lusso, come un eterno viaggiatore per forza. Tra i signori che lo ospitano ci sono i marchesi Malaspina in Lunigiana, una terra aspra e affascinante, là dove la pianura padana si increspa e poi precipita verso il mare della Liguria e della Toscana. Fra colline ripide e boschi svettano castelli di mattoni, torri di avvistamento. Nelle piane ghiaiose vicino al fiume sono scoppiate battaglie sanguinose, l'acqua si è tinta tante volte di rosso. Il cielo è sempre pieno di nuvole che corrono. Un bel posto, se uno avesse voglia di fermarsi, se potesse ignorare il sangue e la guerra, ma Dante non si ferma e la guerra è dappertutto, fuori di lui e dentro. Si sposta a Verona, dove gli Scaligeri, padroni della città, gli offrono vari impieghi. È una città bella, divisa dal fiume Adige, che la corteggia, la circondano le colline dolci, i vigneti, i campi di grano, ma anche qui Dante non trova una vera casa. Può fermarsi solo per un lungo periodo, ospite di lusso, stimato e apprezzato, ma estraneo. Si sposta poi a Ravenna, la città di nebbia, retta dai signori da Polenta, che parla ancora le lingue misteriose dei signori bizantini e dei loro mosaici belli come tappeti magici. E per portare a termine, brogliare trattative, trasmettere messaggi dedicati, viaggia furiosamente battendo palmo a palmo l'Italia, con tutti i suoi colori, i monti e le pianure, i mari e i fiumi, i villaggi e le città. Viaggiare nel Medioevo è una faccenda complicata, ci vogliono giorni e giorni per spostarsi. È pericoloso poiché le strade sono rare e mal sicure, fa freddo e ci sono pochi posti dove fermarsi a riposare. Eppure Dante va. Va, continua ad andare portando con sé i suoi fogli, le pagine, le penne, il suo mondo di poesie e di storie. È arrabbiato, amareggiato, furibondo, scottato e solo. Il pane degli altri non è stato mai così salato. Ce l'ha con tante persone che sono colpevoli di governare male il mondo, di volerlo scacciare
nel pugno e sottomettere e umiliare, ce l'ha con chi possiede il potere e lo usa solo per sopraffare gli altri, con gli avidi, gli egoisti, i profittatori, i tiranni e con le ingiustizie e le iniquità. E lui ne subisce una gigantesca, dovendo restare in esilio. Si convince di doversi porre al servizio di una missione, esortare il mondo a cercare la guida di un imperatore giusto ed equo, che possa risollevarne le sorti, mettere da parte il papato corrotto, far rispettare le leggi, ridare spazio e vigore alla vita dell'anima, che alla fine è la sola che conta. Lo fa nel solo modo che gli viene naturale, cioè scrivendo e viaggiando. Il viaggio che intraprende è immaginato e scritto e lo porta in un luogo da cui nessun uomo è tornato.